guardate quello che ci circonda, una distesa infinita di sabbia. E poi quello che ritroviamo sott'acqua più o meno è questo, un deserto di sabbia, questa è la caratteristica del mare Adriatico. Ma non è tutto così. Ah, certamente, difatti nella parte alta dell'Adriatico ci sono queste formazioni rocciose chiamate in dialetto tenue da trattenere, che veramente è tutt'altro che un deserto, sono vere e proprie oasi di vita, è corretto. C'était une nuit comme toutes les autres, allongée dans mes pensées. Sono delle isole, vere e proprie isole sommerse. Immaginate, un paradiso per i subacquei naturalmente. Certo, certamente, no? Abbiamo un territorio molto vasto, parliamo di 2 miglia per 4, sono circa 25 km quadrati di fondo, che praticamente ancora sconosciuti. Attraverso una nave oceanografica dell'ISPRA abbiamo praticamente mappato in maniera millimetrica il fondo, poi con un'operazione, un'operazione meccanica, andremo a sondare le parti più interessanti, avremo sicuramente anche delle sorprese biologiche, anche addirittura io credo archeologiche. Io credo che proprio le tenue siano un polmone per l'Adriatico. Pensate, in questa stagione ci sono nuvoli di avannotti, per dire, cioè vuol dire che lì il pesce va a riprodursi e dovrebbe essere un vantaggio anche per i pescatori, perché lasciare è come andare a pescare su una nursery, no? Devono assolutamente rispettarla, perché penso che sia un domani anche per loro. Scopriamole meglio allora, vediamo quali forme di vita. Direi che una delle cose più straordinarie sulle tenue sono le spugne. Qual è il simbolo delle tenue? Direi che il re è l'astice, è diciamo il crostaceo, però anche il grongo, insomma astice e grongo, re e regina diciamo. Ecco. State lavorando per coinvolgere i bambini, questo quaderno è rivolto proprio a loro. Sì, l'abbiamo presentato da poco, contiene 120 specie con le caratteristiche, anche delle curiosità, però ne abbiamo dovuto cassare tante altre perché, vi ripeto, negli anni ne abbiamo catalogate più di 200.